Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi, fra poco inizierà la partita. Oggi si affrontano Italia e Svezia. Siamo prontissimi per iniziare questa telecronaca. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Ciao Fabio e un saluto a chi ci segue da casa. La partita di oggi si preannuncia interessante. Speriamo che sia all'altezza delle attese. Tutti in piedi, godiamoci gli inni nazionali. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Buffon difenderà i pali. Bonucci, Chiellini, Florenzi, Candreva, Marco Verratti, Pirlo, Eder. Tre punti. Tre punti per accedere al turno successivo e proseguire nella competizione. Qui si giocano tutto. Non possono sbagliare. Partita è iniziata. Luca, chi pensi possa essere l'uomo che davvero deciderà le sorti di questa gara? Direi Candreva. La sua versatilità gli permette di giocare in qualsiasi posizione del centrocampo. Ma io lo preferisco di gran lunga come laterale destro, quando riesce a dare sempre intensità alla sua azione offensiva. Crossa da qualsiasi posizione ed è sempre pericoloso. Non posso che essere d'accordo con te, Luca. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ed è lungo passaggio in avanti. Florenzi sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Allontana il pericolo. Chiede scusa ai compagni, questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Ottima accelerazione sulla sinistra. Come potranno sfruttare questa azione? Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. C'è movimento lì a bordo campo e dunque cambio in arrivo. Sostituzione per l'Italia. Numero 17. Le due squadre si temono, Fabio, si vede dall'atteggiamento che hanno in campo. Nessuna delle due si vuole scoprire per offrire possibilità all'avversario. Vuole la profondità. Vuole il lancio filtrante. Palla vagante. Il difensore recupera il pallone. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Immobile. Palla in out. Ci sarà rimessa laterale. Verratti prova la giocata nello spazio. E la difesa sventa il pericolo. Traversone in arrivo. Ottimo l'intervento che allontana. Il tabellone dice ancora 0-0. Ottiene un buon calcio di punizione. Brutto l'intervento. Adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Kjellström cerca lo spunto, va al tiro.
Florenzi. Va al cross, prova la volée e c'è il gol dell'Italia. E hanno trovato il gol in pieno recupero. Bellissimo il gol al volo. Di fronte a una conclusione così ben eseguita, per il portiere ci sono davvero poche speranze. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso e ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Nei prossimi 45 minuti si decideranno i giochi di questo girone. L'Italia è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Palla in avanti verso il compagno. C'è l'opportunità per il contropiede. Incredibile come si siano salvati, hanno rischiato davvero grosso. Prova il filtrante. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. I compagni preoccupati vanno a verificare le sue condizioni. Cross. Palla fuori misura. Cerca spazio. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Ci prova. Il pallone è dentro. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. E si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Prova la giocata nello spazio, arriva sulla palla e interrompe l'azione. Passaggio in avanti. El Shaarawy. Ecco immobile. Occhio, può andare. Riceve in zona pericolosa. Kjellström prova a giocarla in profondità. Occhio al lancio lungo. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari, chiudendo loro la porta in faccia. Prova il filtrante. Kjellström prova a saltare il centrocampo. Tegel feroce. Ancora fuori dall'area. Vuole la profondità. Trova il compagno in buona posizione. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Niente da fare, il giocatore al di là della linea difensiva, fuori gioco. Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo. Sostituzione per l'Italia. Il numero 10. Il numero 16. Lascia il campo per il numero 16. Parola. Numero 9. Ibrahimovic.
Ibrahimovic! Palla fuori di un soffio. Questo è passato vicinissimo. Davvero è stata solo una questione di centimetri. Cerca spazio, è tutto solo là davanti. Occhio alla conclusione, e hanno segnato ancora. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? Giocata davvero molto intelligente, bel gol. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. 3-0 dunque. Prova il filtrante. Kjellström. Ibrahimovic. E c'è il vuoto del pubblico. Si chiude la sfida. Triplice fischio dell'arbitro. Da questo momento la fase finale non è più un sogno. È realtà. La festa può cominciare. La qualificazione è il primo passo in questo torneo per una squadra che veramente ha dimostrato di poter andare lontano. Stanno giocando bene, soprattutto hanno fiducia nei propri mezzi.